Come sta il ragazzo? Lei sa qualcosa? Non ho ancora, non ho notizie. Non ancora all'ospedale. Sono ancora in ospedale a fare un attacco per sicurezza. Ha preso una botta, non so se con gomito, con braccio, non lo so. Però la testa, zona cervelletto. Però non ho idea di cosa. Non ho notizie. E questa Valenzana continua la serie positiva oggi con una vittoria, no? È da tempo che state. Io è un po' che battevo il tasto sul fatto che tutti i risultati fatti finora sarebbero diventati molto importanti se ci avessimo abbinato una vittoria. Che pareggio diventa importante se poi ci abbini prima o poi una vittoria. È arrivata oggi. Non era facile, no? Giusto, sul campo di una squadra. No, non era facile assolutamente, però ragazzi, io ripeto, anche con i giornalisti che sentivo in queste settimane, io continuavo a dire che non potevo rimproverare niente, né in settimana per la qualità e l'intensità del lavoro e né in partita, perché domenica scorsa chi ha visto la partita sa che avremmo abbondantemente meritato di vincerla e invece si è girata male e l'abbiamo pareggiata. Oggi tutto bene, la punizione perfetta di Nitrid e poi dopo oggi al contrario di settimana scorsa gli episodi sono girati a favore, sono stati episodi positivi. Il nostro portiere settimana scorsa ha fatto 90 minuti a guardare la partita non pagante e oggi ha fatto molto bene. Soprattutto nel primo tempo là era difficile prendere quella palla angolata. No, ma sono contento, ma sapevamo che loro erano molto pericolosi sulle palle inattive perché noi concedavamo, purtroppo per il tipo di squadra che abbiamo, concedevamo molti centimetri, quindi sapevamo che su quelle situazioni avremmo potuto soffrire un po'. Ne abbiamo concesse nei limiti, quelle che abbiamo concesso però sono tutte state episodi. Mi sembra che le loro occasioni, bene o male, sono venute da quanta palla nativa.